Benvenuti all'interno di questo nuovo video. Oggi affronteremo una delle cose più trash che io abbia mai visto nella mia vita: intrighi e passioni. Avevo già reagito in precedenza ad alcune puntate di questa serie in italiano, e sottolineo in italiano, perché se non lo sapete, questi incredibili personaggi si sono spinti oltre e perciò hanno realizzato alcune puntate in inglese, alcune puntate in spagnolo, alcune puntate addirittura in tedesco. Oggi stesso andremo a reagire a quelle in inglese. Lasciate un mi piace in questo momento se volete anche le fantastiche puntate in spagnolo e tedesco. Ora, lasciatelo ora. Come sempre vi ricordo di seguirmi su Instagram per foto hot. Non voglio dilungarmi troppo, partiamo. L'aria è già salubre di un tale imbarazzo che io davvero non mi so spiegare. Ma che sguardi sono? Two balls. Perché two balls? Non ci posso credere. Who's that lady? Problems. Ma cosa cazzo sta succedendo? Scrivetemelo qui sotto voi se state capendo qualcosa. Do you not air? No, my darling. I made a mistake. Ma che voce suadente, che voce incredibile! What do you want, stupid man and stupid bitch? Questo credo di averlo intuito. I am nervous tonight. Io vi giuro, voglio conoscere troppo la persona che ha ideato tutto ciò. Voglio conoscerla. Come on, Mandy. I love you so much. Be quiet. Please. Ma perché stanno recitando in questo modo? E soprattutto perché in inglese? Non sanno nemmeno parlare in italiano e lo stanno facendo in inglese. Oh darling. Where darling? Where have you been? I was with my friends. Lui di inglese non sa nulla, glielo si legge proprio in faccia. Yes baby, a kiss. I don't like her. Don't go home tonight. Non so cosa minchia dire, ve lo giuro. He was my boyfriend. Questi hanno la pronuncia di quando io penso di saper parlare bene inglese, invece faccio cagare. Wait a minute. Brian, be careful. Brian, be careful. Carrefour, il supermercato. Questa è pubblicità occulta. Huh? Please stop. Don't be silly! Don't be silly! Don't be silly! Don't be silly! Fuck off! Fuck off! Facocero! Facocero! E cosa vorrebbe dire quel gesto? Just for this time. Che fastidio questo saluto! Come l'ha fatto? Che fastidio! Oh my darling! My darling! Patrick! Oh, my little sister! Uè, frate, ma bucchine mam! How are you? I'm fine, thanks. Ma perché hanno preso delle persone che non sanno minimamente parlare in inglese? Io non lo so. Però questa cosa allo stesso tempo mi infastidisce e allo stesso tempo rende tutto così incredibile e magico. Who's that girl? Who's that girl? She's my girlfriend. She's a Carrie. Nice to meet you. Ma poi i tagli tra una scena e l'altra sono geniali! It's my pleasure. Something to drink? Something to drink? Yes, I do. Oh, I am so happy. What do you take tonight, my darling? Perché parla così quando si esprime? What do you take, my love? So che quest'uomo dentro di lui si sta chiedendo: ma io nella mia vita cosa ho sbagliato? I choose chicken with a french fries. A french fries! I love it so much. A black Nile. Che schifo quell'unghia! Perché gli ha preso proprio quel dito? C'erano tutti gli altri sani, deve proprio prendere quello. E lo chiama pure black nail. You are good intended. Quella è una faccia da stupratore seriale. Hi, Aunt Elizabeth. Can you give me $200, please? Ma certo, come no? Tengo qua $200. Oh my God, what for? What for? A parte che in quale pianeta vai da tua zia e le chiedi 200 euro? I wanna buy a new dress for my belt. Ale, deve pure comprare il vestito, ma compratelo con i tuoi soldi, scusa. My darling, I gave you yesterday. Glieli ha già dati pure ieri, ma cosa vuole questa? No, no, don't worry. Be happy. I have my gold card
for air. E addirittura è arrivato Jeff Bezos, le dà la carta direttamente. The young of today. Non ci credo. Questa è geniale. The young of today. I giovani d'oggi. Non ci credo. My love, I have something for you. For me? Non ce la posso fare. Ma che cazzo di facce sono queste? Che facce sono? Sono tutto tranne che spontanee. This is for you, my Carrie. Thank you. Thank you. Where do you wanna go for Christmas? Where do you wanna go for Christmas? To ski is my dream. Ma questa parla come un'indiana che ha appena imparato l'inglese. All I want for Christmas is you. Grandissimo, grandissimo. Brian. Ma almeno il nome potrebbero pronunciarlo giusto. Brian diventa Brian. Brian. That woman. I have situation under control. Ha la situazione sotto mano. I got to the bathroom. Le scappa da cagare probabilmente. Always the breaking balls. Always the breaking balls. Non si può! Non si può pensare a realizzare tutto questo! How are you, my dear Elizabeth? Che good smell! Che good smell! Che buon odore! My boy is in the bathroom. Caro Brian, questa sera vai a letto in bianco! Ok, ok. Hi, go. I go. See you later. See you later. Fed up. Fed up. Fed up. Fed up. Fed up. Why you crying? What do you want? Go away. Go away. Ma spiegatemi, in ogni scena ci deve essere un pervertito. Che good smell. Go to my ship. Go to my ship. Che interpretazione da Oscar, grazie. Patrick, I forgot a thing. Questi sono quelli che si esprimono meglio. Tell me, Caroline. What is this? What is this? Did is mine. 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 Mai. Do understand? Do understand. Understand. Tranquillo che non ti abbiamo riconosciuto. Quella maschera ti nasconde benissimo. Who are you? Ma come who are you? Ma non prenderci per il culo. Elizabeth. What's happened? What's happened, Elizabeth? Nothing, I'm fine. Ma se sei appena stata limonata dura da un cavaliere oscuro? Are you sure? Intanto lui al polso c'ha il Rolex che probabilmente si è guadagnato con i soldi di questa serie. Let's go to dance tonight. La vuole portare a ballare. I don't feel like dancing. Ma vaffanculo. Good night, it's 3 days. Ma tra tutti i posti liberi che ci sono in questa sala, proprio lì doveva mettersi. Ok, sit down. Don't recognize me? Don't recognize me? Who are you? I am Mark, I was your classmate. I'm Mark, you great you classmate. Oh Mark, I remember, you look great. You are always beautiful. Ma si stanno facendo i complimenti davanti al tipo. Do you remember my little foot? Si sta facendo il piedino, non ci posso credere. Ma cosa cazzo sta succedendo? Spiegatemi cosa cazzo sta succedendo. Oh, Carrie, are you alone? No. We friends, come in, come in. Come in, come in qui, come in qui. Qui, come in. Non ci credo, sono loro i suoi amici, è il cavaliere oscuro. Ah, ok, please, sit down. Two balls, aggiungerei. Tonight, I kill someone. Addirittura, lo dice così facilmente davanti a tutti. Tonight, we go a party mask. La situazione inizia a farsi piccante. It's him. Adesso l'ha scoperto, adesso. L'altra volta non si vedeva che fosse lui. What a beautiful watch. Attenzione, è attratta dall'orologio. Mandy, don't make the bitch. La traduzione qui non serve, penso che abbiate capito. I am hot.
È eccitata. Ah, Elizabeth, WhatsApp? Gli ha chiesto se utilizza WhatsApp. Nice to meet you. Nice to meet you. Brian is beautiful. Brian is beautiful. You live once. Si vive una volta sola. Every life it, you lose. Qui non ho capito una minchia. Do you know who I am? Tutti avevamo capito che fossi tu, tranne lei. Do you remember the kiss in the mask? Non so più cosa dire, è tutto incredibile. Yes, remember. Leave me alone. Good night, Elizabeth. See you soon, my love. See you soon, my love. Le prime tre puntate in inglese si concludono così, con un po' di amaro in bocca. Lasciate un mi piace in questo momento e fatemi sapere qui sotto nei commenti se volete altre ulteriori tre puntate in inglese. Io lo sottolineo nuovamente, penso che chi abbia ideato questa incredibile fiction sia una persona geniale, sia una persona da conoscere. È meglio di 100 vetrine, è meglio di Beautiful, supera qualsiasi altra cosa nel mondo. Io vi ringrazio di cuore, spero che il video vi sia piaciuto, spero che non ci sia stato troppo trash, anche se questa tipologia di trash è fantastico, è incredibile. Vi ricordo di seguirmi su Instagram e noi ci vediamo nel prossimo video. Bella! I'm no good at goodbyes.